Buongiorno a tutti, sono Cosimo Protobarra, responsabile del programma Universitari Adulti. Oggi vi presenterò e vi parlerò di quelli che sono i percorsi, soprattutto su una fascia di età un po' più adulta, ovvero dei 25 anni in su, e di quelle che sono le varie possibilità nell'andare a costruire e sviluppare un percorso del genere. Inizio presentandovi EFF, una multinazionale che nasce nello specifico nel 1965, fondata da Bertie Lulto. La mission di EFF è molto semplice ma efficace nella sua essenza, ovvero aiutare i propri studenti e studentesse a scoprire il mondo tramite la formazione accademica. Ed ecco perché con EFF partono studenti dai 7 anni in su e abbiamo percorsi specializzati e focalizzati anche e soprattutto su una fascia di età un po' più adulta. L'opzione per tutti i nostri studenti è di poter scegliere attraverso 10 lingue, dall'inglese al francese, al cinese, spagnolo, quindi in funzione delle proprie esigenze, delle proprie necessità, sia a livello accademico che lavorativo, c'è più di un'opzione lingua. Queste esperienze si vivono in una totale full immersion, e quindi sono all'estero e si possono scegliere in più di 20 paesi, per sviluppare questi percorsi in più di 20 paesi, in 50 destinazioni. Ed EFE ha anche 600 tra scuole e uffici, ovvero cerchiamo di accompagnare in tutto e per tutti i nostri studenti e le nostre studentesse dal momento stesso in cui fanno una richiesta allo sviluppare il percorso e anche il posto, entrando a far parte di quella che è la famiglia di EFE. Quindi, come vi dicevo, oltre i più di 50 anni di esperienza, quasi 60 campus di proprietà e la varietà di opzioni linguistiche, la cosa più importante e fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare con uno studente, una studentessa più adulta, che ha delle esigenze ben mirate, precise, in un tempo molto ristretto, è proprio la flessibilità nell'andare a costruire il percorso accademico tenendo conto del tempo, delle esigenze accademiche piuttosto che lavorative, in maniera tale da poter costruire il percorso nel modo più specifico possibile. Sugli adulti, tendenzialmente, ovviamente, l'opzione, la possibilità di sviluppare queste esperienze va per la maggior parte per 1-2 settimane, però, ovviamente, per chi avesse più tempo, ci sono percorsi che vanno fino a 52 settimane, tipologie di percorsi differenti, declinabili secondo le proprie esigenze. Quindi lasciamo sempre una più totale flessibilità, con partenze, ovviamente, che possono essere spalmate durante tutto l'anno, perché è anche importante, soprattutto per profili adulti che magari sono impegnati, chi è ancora con l'università piuttosto che con il lavoro, avere la flessibilità di poter scegliere una data di partenza che sia quanto più possibile la più giusta per ognuno dei nostri studenti. A livello di destinazioni, queste che vedete sono le scuole focalizzate per l'inglese. La differenza, per esempio, di colore, cioè tra le scuole che sono in rosso rispetto a quelle nere, qual è? Ovviamente lasciamo tantissima scelta, ma soprattutto per studenti che hanno dai 25 anni in su, in maniera tale da poter costruire un tipo di esperienza che sia quanto più accademicamente parlando giusta, appagante, scoprire una destinazione che può essere la più giusta possibile. Abbiamo anche all'interno della proposta di EFE delle scuole dove è più consigliato svolgere il percorso. Quindi da Londra al Cambridge Institute, Executive, a Manchester, New York, Città del Capo, sono scuole dove, al di là del livello di partenza, della durata del percorso, della tipologia del percorso, vengono create e costruite delle classi che tengono anche in considerazione la fascia di età. E questo è importante perché sia a livello di accademico piuttosto che a livello anche di esperienza stessa, di network, di attività che la scuola propone, si va a costruire un ambiente che è quanto più simile per disponibilità di tempo, intenti di studio, efficacia del percorso. Quindi per chi dovesse avere più di 25 anni, ha un tempo ristretto e vuole imparare o fortificare le proprie conoscenze linguistiche nell'ambito inglese, queste che vedete sottolineate in rosso sono le principali scuole che consigliamo per poter sviluppare a 360 gradi un percorso quanto più giusto possibile, tenendo conto anche della fascia di età. Oltre all'inglese, ovviamente ci sono anche tutte le altre lingue,
Quindi lo stesso discorso per quanto riguarda le destinazioni inglesi vale per esempio per Barcellona, Parigi, Berlino, piuttosto che anche le lingue asiatiche, dove sono scuole che oltre al livello linguistico di partenza si terrà anche fortemente in considerazione quello che è la fascia di età per poter creare una classe quanto più omogenea da un punto di vista di età, di interessi e proporre delle attività che possono essere sicuramente, indubbiamente, quanto più stimolanti per uno studente o una studentessa che magari ha 40-50 anni, che è molto diverso, per esempio, da uno studente o una studentessa che ne ha 15-16. Quindi all'interno del catalogo, al di là della possibilità di poter scegliere tra Londra, Parigi, Seoul, Cape Town, abbiamo anche delle scuole che cerchiamo di consigliare maggiormente in funzione degli interessi personali, accademici, ad un, diciamo, un corpo studentesco un po' più adulto. Altra cosa che hanno in comune tutte le destinazioni, senza tener conto della fascia di età, è la parte appunto di alloggio. Diciamo che le tre opzioni principali per quanto riguarda la parte logistica possono essere l'accoglienza di ospitante, il residence o il campus. Tra gli adulti in realtà la scelta che va sempre più per la maggiore è alla famiglia ospitante, tendenzialmente perché si ha meno tempo, si vuole vivere un'esperienza quanto più totalizzante e completa. Sicuramente ciò che caratterizza la scelta della famiglia ospitante è vivere come un local, quindi essere anche aperti e disponibili ad interfacciarsi con usi, costumi che sono completamente differenti e che possono anche rappresentare una sfida se si vede il proprio quotidiano. Ovviamente, soprattutto su una fascia un po' più adulta, di solito la famiglia ospitante diamo anche l'opzione di poter scegliere tra una camera singola e una camera doppia, perché sì, magari si predilige comunque un impatto globale, ma tenendo conto sempre un po' del avere un po' di privacy e poter avere i propri spazi. Differentemente, il residence deve essere un po' pensato e visualizzato come una sorta di studentato F, che in funzione della destinazione che si è scelta può essere a 5 o 30 minuti di distanza, che di solito è uno spazio che va ancora una volta a mettere in parallelo quello che è proprio privato, di solito sono stanze singole con ambienti comuni, la lounge, le aule studio, l'utilizzo della cucina. Viene scelto tendenzialmente da chi magari fa brevissimi percorsi, tipo di una settimana, deve massimizzare anche un po' gli spostamenti e magari vuole essere fin dall'inizio super vicino alla scuola. Quindi il residence tendenzialmente va visto così. Anche qui ovviamente se per le fasce adulte diamo sempre l'opzione principale della camera singola, però abbiamo anche la possibilità per chi se la sentisse di poter scegliere tra la camera doppia e la camera multipla. In ultimo il campus F tendenzialmente è un'opzione molto diffusa negli Stati Uniti proprio perché fa parte della cultura americana e quindi abbiamo appunto campus che sono come vedevamo prima nella slide precedente, York, San Diego stesso, Boston, dove comunque all'interno del campus ci sono comunque i dormitori riservati, diciamo, ad una fascia di età un po' più adulta. Il campus va, c'è bisogno di capirlo e di visualizzarlo come una sorta di città all'interno della città, quindi dove dorme uno studio, ci sono vari building, varie strutture come piscina, palestra, l'utilizzo degli studenti, e sono tendenzialmente sempre in una zona abbastanza centrale rispetto al downtown, ma super collegato. Quindi è per chi magari volesse anche un po' ritornare all'idea dell'università, del college all'americana, e vivere proprio un'esperienza totalmente da studente, mettendosi in gioco anche un po' negli spostamenti e nel vivere sicuramente una quotidianità che risulta essere molto, molto diversa rispetto a quella che si vive nel proprio paese e con il proprio lavoro. Altro punto in comune, al di là della parte di destinazione, della parte logistica, è la tipologia di corso. Diciamo che tra le principali per gli adulti possono essere il corso intensivo, il corso generale o i corsi executive. Punto comune di tutti e tre questi percorsi è ovviamente il test prepartenza iniziale, dove si vede il livello linguistico di ogni singolo studente e da lì si va a sviluppare poi il percorso accademico.
Solitamente l'intensivo viene scelto per chi fa brevissimi percorsi di 1-2 settimane e si ha la necessità di dover potenziare il livello linguistico, tenendo sempre a mente la possibilità di scegliere, una volta arrivato a destinazione tramite l'aiuto del docente, un po' l'ambito in cui poi declinarlo e personalizzarlo. In maniera più concreta, il corso intensivo prevede quindi 32 lezioni, 16 sono di potenziamento linguistico e le restanti 10 sono calibrate e scelte dallo studente in funzione del proprio livello e delle proprie esigenze. Mi focalizzo più sulla conversazione, sul business invece, su seminari ad hoc, sul curriculum e come condurre delle job interview in lingua inglese, francese, spagnola. Quindi solitamente il percorso intensivo ha queste caratteristiche. Diversamente invece il corso General English cosa prevede? 26 lezioni alla settimana, viene scelto magari per percorsi già leggermente un po' più lunghi, 3, 4, 5 settimane, e prevede sempre un corso di delle classi di potenziamento linguistico, 16 nello specifico, e 4 di specifico interesse, dove sempre lo studente può scegliere l'ambito più di pertinenza nel quale vuole declinare il proprio percorso e magari, avendo più settimane di corso a disposizione, cambiarlo ciclicamente, sempre suggerito e guidato dai docenti stessi. In ultimo, i corsi executive sono tendenzialmente corsi che vengono ovviamente che sono iperconcentrati, possono essere di 1-2 settimane, anche più lunghi, e prevedono per esempio dei corsi che possono essere totalmente one-to-one, scegliendo 30-40 lezioni alla settimana, corsi in mini gruppo, dove prevedono sia da un lato corsi one-to-one, lezioni, una parte di lezioni one-to-one, ma altri in mini gruppo. Solitamente hanno un forte focus a livello lavorativo, essendo scuole Cambridge e Boston nello specifico più piccine, c'è una forte declinazione in ambito lavorativo, perché per esempio scegliendo il corso one to one piuttosto che mini gruppo si vanno proprio a chiedere al cliente gli argomenti di sviluppo e di potenziamento linguistico in uno specifico anno. E quindi sono tendenzialmente appunto corsi per chi ha poco tempo, ha un intento fortemente focalizzato da un punto di vista lavorativo e deve magari raggiungere determinati livelli linguistici in maniera tale da poter essere e da poter aiutare, agevolare uno scatto di carriera che è previsto da lì a poco e dove quindi l'utilizzo di un'altra lingua, inglese, francese piuttosto che tedesco, è fondamentale. Alla fine di tutti questi percorsi, al di là del corso intensivo piuttosto che generale o un corso executive, quello che si riceverà alla fine è l'academic portfolio, perché ovviamente c'è bisogno sempre di un riscontro da un punto di vista formale. Quindi ci sarà un esame finale con il rilascio dell'IFSET, che è uno dei certificati a livello internazionale più riconosciuto e utilizzato tramite LinkedIn, e quindi soprattutto per esempio per studenti e studentesse più adulte è fondamentale, perché arricchire la propria pagina LinkedIn piuttosto che il curriculum con un certificato, in più anche un'esperienza all'estero, dà più possibilità da un punto di vista lavorativo di risultare sempre più appetibile nel mondo del lavoro, ma anche poi, come dicevo, il certificato di partecipazione al percorso, piuttosto che proprio il certificato stesso di EFE, che può essere speso in ambito lavorativo. Quindi il percorso, al di là della propria magari bellezza, del perché lo svolgo nella città dei miei sogni, ha sempre un forte input a livello accademico, e tra gli adulti va per la maggiore, perché di solito, come vi dicevo, avendo periodi molto brevi, molto concentrati, il focus è mettersi di nuovo in gioco da un punto di vista linguistico, andando oltre le proprie competenze e i propri limiti. In questo momento è molto importante sottolineare anche che chi viaggia, magari sono studenti un po' più adulti, quindi le scuole sono ovviamente popolate da un'età media un po' più alta, in questo momento quindi i nostri campus sono aperti. Abbiamo 10.000 studenti nelle varie destinazioni ed ovviamente è possibile sviluppare questo tipo di esperienza tenendo conto ovviamente di quella che è la situazione attuale.
Quindi tutti i nostri campus e tutte le partenze dall'Italia piuttosto che dagli altri paesi in cui opera EFFEM, quello che è fondamentale capire è appunto sono le procedure anti-Covid che vengono attuate, modificate, aggiornate in funzione dello sviluppo della situazione attuale. Quindi in primis, per esempio, chiediamo a tutti i nostri studenti di effettuare il tampone con risultato non superiore alle 72 ore, ma testiamo anche quello che è il nostro staff nelle varie destinazioni. E poi applichiamo tutte quelle che sono le procedure della nostra nuova quotidianità, fondamentalmente, ovvero dal distanziamento sociale alla contingentazione delle classi, quindi avendo classi più numero chiuso, più piccine, all'utilizzo della mascherina, il controllo della temperatura. È importante perché ovviamente sono un po' tutte quelle che sono le nuove procedure che al di là del paese in cui ci troviamo, al di là della nazionalità che viviamo, andiamo ad applicare ed rendono possibile ovviamente il poter sviluppare i percorsi in presenza anche all'estero. Come vi dicevo, quindi è fondamentale che anche queste procedure vengano ovviamente di volta in volta aggiornate e soprattutto avere uno staff preparato, quindi tutte quelle che sono le procedure dal punto di vista anti-Covid, nuove direttive, nuovo modo di viaggiare verranno sempre applicate, ma soprattutto ad una studente, studentessa di adulti, quello che verrà garantita è la flessibilità totale di poter ovviamente vivere, modificare, eventualmente riorganizzare il proprio percorso in funzione proprio di tutti questi nuovi aspetti che ovviamente sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Questo era un po' il programma da un punto di vista accademico, logistico per i adulti. Ovviamente per chi volesse approfondire di più il discorso, avesse delle esigenze più nello specifico, vi lascio la mail centrilinguistici@f.com piuttosto che tutti i nostri contatti diretti dal numero verde al numero. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.